Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Dal 31 agosto all'8 settembre a Rivarolo Canavese si terrà lo sbarazzo, una settimana importante per il commercio rivarolese e anche per gli utenti, cittadini e non. Ne parliamo oggi con Massimo Testa, presidente Ascom Rivarolo, e Alessandra Saturnino, vicepresidente Ascom Rivarolo. Benvenuti. Ciao a tutti, come Magda ci ha appena illustrato, inizieremo lo sbarazzo questo fine settimana, quindi da sabato a domenica 8 settembre, una ricorrenza aspettata da tutti i nostri clienti che aspettano questo momento per l'ultima settimana dei saldi. Vi aspettiamo numerosi. Sì, un'iniziativa che i commercianti di Rivarolo organizzano ormai da anni ed è molto apprezzata. Sì, sì, ormai da anni, ormai da tantissimi anni che questo evento viene nel nostro paese di Rivarolo e durerà una settimana. Le previsioni sono belle, quindi vi aspettiamo numerosi. Quindi saldi nei saldi, e aperture straordinarie e cos'altro? L'apertura straordinaria sarà domenica 8 e ci saranno dei super saldi per svuotare tutti i nostri magazzini perché dobbiamo accogliere la stagione autunno-inverno nel miglior modo. E tanti negozi ci danno già esposta, quindi sarà un modo sia per vendere il saldo ma anche per curiosare i nuovi arrivi. Certo. E l'adesione è massiccia comunque dei commercianti rivarolesi? Eh sì, c'è gran parte dei commercianti di Rivarolo, se non mi esporrei troppo nel dire tutti, ma no, direi certo, è poi soggettivo volerlo. Siamo sempre molto positivi noi. Sì, sì, comunque siete un bel gruppo, siete uniti quando organizzate delle iniziative o qualcosa per il commercio, l'adesione comunque, anche se non totale, è sempre massima. Sì, sia degli commercianti che delle persone stesse che confidano in noi, nei nostri negozi e nella bellezza di Rivarolo. Certo. Sì, perché anche se è l'ultima settimana dei saldi, in realtà lo sbarazzo ha sempre attirato molta gente. Ma lo sbarazzo è sicuramente un'occasione sentita, è un momento in cui sicuramente per i commercianti hanno la possibilità di svuotare, come diceva Alessandra, i negozi e intanto anche di presentare qualcosa anche di nuovo, quindi magari certo. Ci sono alcuni negozi che hanno già qualcosetta di nuovo, così uno può curiosare anche sulle novità e nel frattempo acquistare. Prendere l'occasione giusta che magari a quella cifra non l'avrei mai comprato, nel senso c'è l'occasione certo, di, il capo puntato, per tutto l'anno, dici finalmente c'è rimasta quella taglia fortunata, certo. Fa parte del gioco sì. Sicuramente il commercio di Rivarolo sta tornando ad essere in auge, comunque si sta muovendo, sta facendo molte cose anche grazie ai distretti del commercio che comunque danno la possibilità ai commercianti finalmente di vedere riconosciute i loro sforzi, i loro impegni per la loro attività. Sì, sicuramente il distretto insieme a tutto l'ASCO nel comune che siamo riusciti a partecipare a questo fondo così può dare sicuramente un grosso contributo al commercio. Certo. Perché sicuramente grazie a questo ci sono le possibilità per fare anche degli eventi come la prossima sfilata che verrà fatta nelle prossime settimane. Certamente, sì, come diciamo l'importanza del commercio perché effettivamente tutto ruota intorno al commercio se vogliamo, soprattutto in una città perché la vita certo. È quella. Certo. Anche quella, ma sì. Una buona percentuale il movimento della città lo deve al commercio e quindi certo. A noi, speriamo. Certo, speriamo bene. Quindi si potrà acquistare tutto, dall'abbigliamento ai vari articoli, non è solo settoriale, lo sbarazzo riguarda sbarazzo, qualsiasi tipo di articolo. Negozi di abbigliamento, calzature, accessori o comunque tutti quelli che vogliono partecipare. È un momento comunque che porta gente, quindi chi ha un'attività al commercio potrà offrire le sue cose certo. E partecipare senza problemi. Apertura straordinaria domenica 8, come mai questa scelta e in che orari? Coincide con la seconda domenica del mese, che è la nostra apertura abituale ormai da più di 10 anni e quindi comunque ci sembrava giusto continuare. Certo. E poi era per dare anche la possibilità a chi in settimana lavora o non può
non può muoversi, bambini, vacanze ancora, perché c'è ancora tanta gente in vacanza, per sfruttare l'ultima domenica prima dell'inizio delle scuole per gli ultimi acquisti. E le aperture saranno nel pomeriggio, indicativamente dalle 15.30 alle 19, orario di negozio, con l'apertura dei bar, e speriamo che ci sia gente, che il tempo ci assista e che ci sia un bel movimento. Certo, speriamo, ce l'auguriamo tutti. E lo sbarazzo tutto è due volte all'anno, quindi è legato a entrambi i periodi di saldi. Sì, c'è lo sbarazzo invernale e lo sbarazzo estivo. Perfetto. Possiamo aggiungere qualcosa su questo evento, sull'ASCOM, sui commercianti, su altri eventi, quello che volete? Ma io sicuramente aspetto tantissima gente, sia da parte mia, da parte di tutti noi dell'ASCOM, che ci impegniamo ogni giorno a cercare di fare delle iniziative per il paese e per il commercio. Certo. Perché grazie anche a tutti i nostri collaboratori, al direttivo dell'ASCOM, ci permettono di fare tante cose. Oggi siamo presenti io e Alessandra, ma ringraziamo anche tante persone che dietro le quinte fanno tante cose, certo, per il commercio. E questo è importante, perché sicuramente Rivarolo è una città che va avanti da sola, molto bella, ma dietro le quinte effetti, ci sono anche delle persone che lavorano per migliorare il commercio e tutto. Senza dubbio, da non dimenticarla, perché è importante. E speriamo che lo sbarazzo, che è a fine stagione pensando all'estivo, sia un inizio per la nuova stagione positivo pensando all'autunno-inverno. Questo è il nostro augurio, un buon inizio. Perfetto. E allora diamo appuntamento a tutti a sabato 31 agosto, a tutta la prossima settimana fino alla domenica 8 settembre. Per lo sbarazzo a Rivarolo. Sbarazzo a Rivarolo Canavese. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata. Vi rinnovo l'invito, non potete perdere questa occasione con i saldi nei saldi, mi raccomando, e continuate a seguire Obiettivo News.